Liberi.tv, Riccardo Cristiano, 10ª marcia internazionale per la libertà dei popoli oppressi e delle minoranze, organizzata da Società Libera, in compagnia di Alessandro Massari, membro della direzione nazionale di Radicali Italiani, che da sempre è presente non solo qui alla marcia, ma a tutte le iniziative volte a tutelare i diritti umani. Beh sì, fa parte del DNA radicale. Io sono assolutamente in consonanza con le battaglie che Società Libera porta avanti. Sono anche iscritto, sono un simpatizzante, sono un tripla tessera, diciamo, non solo Radicali Italiani, non solo Partito Radicale, ma anche Società Libera. Un appuntamento importante perché svela quello che spesso gli italiani dimenticano, immersi nelle nostre questioni disadorne quotidiane. Questioni invece che riguardano la libertà, il diritto, la giustizia, la democrazia. E credo che sia importante batterci noi che abbiamo così delle analisi capaci di vedere laddove esistono i regimi, una proposta alternativa non violenta che possa dare speranza a questi popoli, perché dobbiamo fare nostre le loro battaglie. Tra l'altro io ricordo sempre la presenza a questa marcia di Marco Pannella e la sua presenza era sempre, come dire, attenta e puntuale, in quanto lui, già con la battaglia sulle carceri, era vicino a una minoranza nella minoranza. Marco ha sempre detto che lui batteva i marciapiedi più che i palazzi e che avrebbe condiviso un tratto di cammino con chiunque avesse voluto condividere l'obiettivo, l'alleanza laica delle forze. Quindi Marco è sempre stato alle marce organizzate da Società Libera, perché sono due modi distinti ma non separati per perseguire lo stesso obiettivo: la giustizia, la libertà, lo Stato di diritto, la democrazia. E Marco, se noi siamo qui, lo dobbiamo a Marco Pannella, è stato lui il primo marciatore di questi eventi molto importanti organizzati da Società Libera, e noi non stiamo altro che raccogliendo il testimone. Abbiamo imparato da Marco e cerchiamo di portare avanti una bandiera e una piccola fiaccola di libertà. Io ringrazio Alessandro Massari, Riccardo Cristiano, Liberi TV, Roma.